inizio scioccante di campionato quello dell'Arezzo, l'Arzachena al debutto assoluto nel calcio professionistico vince al Comunale 3-2 e per gli Amaranto scatta la prima bocciatura stagionale. Una bocciatura prima nell'atteggiamento e poi sul fronte tecnico. Bellucci sceglie la scommessa Varga, centrale difensivo con l'esperto Rinaldi, Grossi trequartista con Moscardelli Cutolo in avanti. L'Arezzo sembra partire bene, ma poi è l'entusiasmo e la grinta dell'Arzachena ad avere la meglio. I sardi passano su una punizione da sinistra, corretta in rete da Sbardella, e poi raddoppiano con Bomber Sanna, 20 gol in D nel passato campionato, su splendido assist di Curcio. La scintilla per l'Arezzo arriva con il gol di Rinaldi, che schiaccia una punizione di Grossi da destra, 1-2. L'inizio di ripresa però è totalmente negativo e Lisai, servito ancora da Curcio, fa l'1-3. Bellucci manda in campo Dursi e proprio lui, sempre sugli sviluppi di una punizione, mette in rete. È un fuoco tenue perché l'Arzachena controlla con mestiere e astuzia i 5 minuti di recupero e si prende i primi storici 3 punti in Serie C. Dopo i campanelli d'allarme risuonati nel precampionato, per l'Arezzo è scattata invece una vera e propria sirena. Anche se, secondo Bellucci, c'è stato molto di positivo in questa prova. Iniziamo a dire che siamo partiti bene la partita. La partita abbiamo iniziata bene, creando 4-5 palle gol. Poi abbiamo commesso un errore proprio di reparto, perché una punizione calciata male, due lisci e hanno fatto gol sulla linea della porta. Tant'è vero che chi ha fatto gol pensavo fosse fuori gioco, ma è stato un po' un gol strano. Poi abbiamo reagito, abbiamo creato un altro paio di palle gol e non siamo riusciti a far gol. L'errore è stato sul secondo gol e sul terzo, quello sì, quello palla nostra, persa palla, ci siamo aperti e sono andati in uno contro uno col portiere. Questa fragilità difensiva, no? È qualcosa su cui lavorare. Ma noi ci stiamo lavorando molto, stiamo lavorando tanto con i reparti e di squadra. Io la prestazione di oggi, sì, il risultato è innegabile, però abbiamo fatto 11 palle gol. È una squadra che crea, se porta a casa due gol o tre, perché oggi potevamo anche pareggiarla la partita, senza attaccarci a nessun episodio, perché questo è un alibi. Però abbiamo creato, poi ci è mancata anche la lucidità della scelta giusta, perché non è facile. Nell'ultimo quarto d'ora, con i cambi, abbiamo ripreso un po' di verve e sembrava che potevamo pareggiare. Loro erano in difficoltà, però sai, è molto più avvantaggiata la squadra che difende. Poi è innegabile che il risultato è negativo, ci aspettavamo tutti un altro esordio, però si deve lavorare molto. Anche se avessimo pareggiato, non è che stavamo qui a dire di aver fatto una grandissima prestazione. Non è tutto da buttare a mare, secondo me.